Allora, buongiorno. buongiorno e benvenuti a questo incontro sul tema della moneta e dei moderni strumenti, quelli che io non sono riuscito a finora a capire bene, anzi non li ho capiti proprio. A proposito, io sono Enea Ciocca, segretario del Centro Culturale Marcello Candia di Merzo. Il motto del nostro centro da più di 30 anni oramai è vagliate ogni cosa e trattenete ciò che vale. In effetti, questo compito lo abbiamo sempre avuto in mente in qualche modo. Nel fare programma da qualche tempo proviamo anche ad affrontare più direttamente come conosciamo la realtà che ci circonda. D'altra parte, riscontriamo che ci sono invece molti studi che dicono che nella formazione di un giudizio: soprattutto in questo periodo, la fanno da padrone eh, la parzialità e quelle che adesso si chiamano fake news. Sono temi che riprenderemo anche più avanti nel corso dell'anno. Intanto oggi proviamo a fare un passo avanti rigoroso, senza sconti, cercando di provare a capire una cosa difficile, il bitcoin, che è relativamente recente. E certamente controversa. Abbiamo visto che in realtà il Bitcoin rimanda da vicino alla moneta, molto più antica, ma di un significato che non è così evidente. Ringraziando il comune di Merzo che ci ha dato il patrocinio per questa iniziativa, lascio il nostro ospite Ferdinando Ametrano alle domande di Luigi Guastalla. Luigi, hai tu. Buongiorno a tutti, allora. Buongiorno a tutti, anzi ehm, io sono contento di presentare il professor Ferdinando Metrano che è un caro amico, eh, collega, anzi ex collega di banca diciamo, oggi professore di Bitcoin e tecnologia blockchain all'Università Milano Bicocca, fondatore... Di cose strane, ma che, capi, che capiremo meglio più avanti, fondatore del Digital Gold Institute e attualmente amministratore delegato di Chexig, una società che offre i servizi di custodia per Bitcoin. Detto così, sono ancora parole un po' oscure, ma dopo questo incontro saranno un pochino più chiare. E come diceva Inea nella sua introduzione, ci interessa in questo momento storico segnato dalla pandemia, che speriamo. Ma non è ancora sconfitta, di capire come si forma un giudizio sulla, sulla, sulla realtà. E quindi, in questo periodo in cui attendiamo un futuro di recovery plan, no, dove vengono snocciolate quantità di denaro che non ho mai sentito prima, ci siamo chiesti che cosa sia la moneta, che, che cosa sono le banconote che mettiamo nel portafoglio o i numerelli che vediamo via un banking. Eh, sul nostro PC o sul nostro smartphone. In fondo Bitcoin ci costringe ad andare un po' a fondo a, a, questa, a questa domanda. E quindi eh, come è nata la, la, la moneta? Che cosa è, è stata? Che cosa può diventare? No, Gesù diceva date a Cesare ciò che è di Cesare e indicava la testa dell'imperatore. Oggi forse anche questa testa dell'imperatore può essere messa in discussione. E quindi, eh, caro Ronaldo, noi abbiamo una prima richiesta impossibile. In pochi minuti ci potresti un po raccontare la storia della, la storia della moneta. Beh, innanzitutto grazie per l'invito e grazie per le provocazioni che sono già numerose. Innanzitutto, quella che accolgo con grandissimo piacere è quella al tentativo di maturare un giudizio. Perché eh, maturare un giudizio, soprattutto su temi controversi, è un lavoro ed è un lavoro che spesso si fa bene se si fa insieme. Quindi non può essere evidentemente affidato neanche all'esperto di turno, che poi magari oggi sarei io, eh, ma va fatto insieme in un percorso comune. E allora, evidentemente, la sfida di fare una storia della moneta in cinque minuti. In sé qualcosa di eh, ironico, no? quindi un tentativo un po' evidentemente approssimativo, ma ci possiamo provare. Ci possiamo provare partendo da delle constatazioni, cioè fissando delle scene. La prima scena che fisserei è la scoperta dell'oro fisico da parte sostanzialmente di tutte le civilizzazioni senza alcuna pianificazione centralizzata, quindi l'oro come prima forma di moneta perché l'oro? Ma perché è scarso e perché luccica. Sì, sembrerà strano, ma a noi esseri umani piacciono le cose che luccicano. Piacciono persino i ciottoli in riva al mare, ma hanno un problema. Che un istante dopo che li abbiamo raccolti, si asciugano e tornano ad essere grigi e quindi non hanno interesse. L'oro invece luccica continuamente, addirittura, se noi lo facciamo fondere e aspettiamo che si raffreddi, continua a luccicare. Mentre badate. Qualunque altro materiale non regge questo violentissimo ciclo termodinamico no, di fusione e poi di raffreddamento. Quindi l'oro luccica eh, è tutto sommato relativamente semplice verificarne la genuinità, basta appunto accendere il fuoco sotto il paiolo, farlo fondere, aspettare che si raffreddi se continua a luccicare oro. Se però noi siamo un mercante e prima di ogni transazione commerciale dobbiamo fare questo processo di fusione e raffreddamento, non ci passa più, troppo complicato, troppo lungo. E allora abbiamo chiesto appunto a quel faccione di Giulio Cesare di mettere col conio la sua immagine a certificare il contenuto aureo della moneta. Il problema qual è stato? Che rapidamente questo privilegio che abbiamo dato al sovrano per nostra comunità ha iniziato a essere abusato. Cioè, il contenuto a della moneta era più basso di quello dichiarato. E le monete d'oro avevano però anche un altro problema, sono estremamente pesanti. Eh? L'oro, non so chi ha avuto l'occasione di sollevare, magari in qualche fiera o in qualche manifestazione, un lingotto d'oro lo sa, è estremamente pesante, ha una densità altissima. Quindi, le monete d'oro, il sacchetto di monete d'oro pesa tanto, e poi è estremamente rischioso perché i briganti ti prendono per strada e ti derubano. E allora eh, in due posti nel mondo, nella Londra degli orefici e nell'Italia di quelli che diventeranno i banchieri, sostanzialmente in questi due posti ci sono degli imprenditori che hanno la stessa idea. Propongono ai mercanti, lasciate le vostre monete d'oro presso i nostri forzieri, noi in cambio emettiamo delle note di banco, delle banconote, che prima erano nominative, ma poi diventano al portatore, cioè possono essere date da una persona all'altra redimibili in qualunque momento per l'oro posseduto presso questi forzieri. Bene, eh, qualche studioso si è addirittura spinto a stimare quante banconote venivano redente, sembra pochissime, il 10-15%, per cui in entrambi i posti appunto nella Londra e nell'Italia dei banchieri eh, nasce una nuova idea, una alzata di ingegno veramente straordinaria. Cioè, i banchieri dicono: ma cosa succederebbe se noi emettessimo più banconote delle riserve auree che possediamo? Bene, la risposta è che non succede nulla, non se ne accorge nessuno. E allora, come capite, quello è un mestiere straordinario perché poter stampare carta dal nulla e con quella carta comprare beni e servizi è veramente un lavoro eh, straordinariamente privilegiato. Ecco, guardate, quello è il momento della storia in cui nasce l'alleanza tra il sovrano ed il banchiere. E sì, perché il sovrano che prima era stato chiamato in causa nel certificare la quantità di oro, si trova da un certo punto di vista spodestato dal banchiere, il cui mestiere tutto sommato invidia moltissimo, ed ecco che allora il sovrano dice al banchiere, guarda, il tuo mestiere è straordinario, ma da ora in avanti tu lo puoi fare? Solo e soltanto se lo fai con me, eh? nasce un'alleanza storica adesso è chiaro che stiamo un po' banalizzando rendendo scherzoso una narrativa, però è importante comprendere che c'è una specie di compromesso storico che è quello per cui, tutto sommato, la, le nostre società, le nostre civiltà hanno delegato al sovrano e al suo alleato operativo, il banchiere, il controllo della moneta. Proprio perché ci potesse essere in qualche maniera eventualmente l'abuso e il supruso del sovrano, ma garantire un ordine pubblico dove fosse possibile commerciare, cooperare e quindi eh, aumentare il benessere degli attori economici. Um, andiamo avanti veloci perché altrimenti questa storia millenaria porta via troppo tempo, <coughs> ma ecco che... La palla al piede della comunque redimibilità aurea delle monete resta in qualche maniera qualcosa che condiziona la politica monetaria dei governi, che non possono indiscrez... cioè in maniera arbitraria stampare quantità eccessive di moneta, però badate, tutte le monete diventano rapidamente non convertibili in oro. Regimi di cambi di Bretton Woods Bretton Wood stabilisce che ogni moneta è convertibile in dollari. Il dollaro è convertibile in oro, quindi alla fine tutto sommato sarebbe ancora teoricamente possibile convertire in oro le monete. Ma Richard Nixon, insofferente a questo carico, anzi in realtà attaccato da Charles de Gaulle che eh, dice alla banca di Francia raccogliamo tutti i dollari, Stati Unitiensi sul nostro territorio e chiediamo la conversione aurea, sospende nel 1972 temporaneamente la convertibilità aurea del dollaro. Peccato che poi questa manovra temporanea si siano dimenticati di sospenderla e quindi abbia segnato la fine della convertibilità aurea della moneta. Ma allora, se posso rubare ancora due minuti, questa è una storia della moneta. Ma alla fine, cos'è la moneta? Perché badate che io, dopo aver lavorato 20 anni nel mondo della finanza, nel 2014 mi imbatto in Bitcoin e la primo contraccolpo che ne ho è proprio l'evidenza che io non so rispondere alla domanda su cosa sia la moneta. Siccome mi capita anche di insegnare all'università, devo confessare che anche i miei studenti di economia, spesso messi di fronte alla domanda bruciante su cosa sia la moneta, faticano a darne una risposta. E allora nei mesi del 2014, quando appunto febbraio, marzo, aprile, maggio, io scoprì Bitcoin e impegnai la mia riflessione su questo tema, in maniera ovviamente ingenua, senza fondamenti culturali, a un certo punto eh, ebbi un'idea che mi sembrava geniale. La eh, moneta è una forma di relazione sociale. Ovviamente come tutte le mie idee più geniali, qualche mese dopo avrei scoperto che qualcuno più geniale di me, qualche secolo prima di me, Aveva avuto esattamente la stessa idea, in questo caso un certo Adam Smith, che nella ricchezza delle nazioni spiega che la moneta che nasce come eh, forma di relazione sociale nasce all'interno, innanzitutto, di quella che viene chiamata l'economia del dono. I noi non abbiamo pagato per le cure parentali ricevute da mamme e da papà, i quali ce le hanno date in un'economia del dono. Guardate che io continuo a chiamarla economia perché... Le nostre mamme e i nostri papà, dal nostro affetto, hanno avuto comunque una remunerazione, evidentemente non monetaria, non economica, affettiva, ma comunque una remunerazione. Quindi c'è un, una transazione economica in senso lato. Questa economia del dono però non scala perché eh, si può allargare alla famiglia, agli amici, ai vicini, ma eh, nella maniera in cui incontriamo persone di cui non ci fidiamo perché non le conosciamo, o a volte non ci fidiamo perché le conosciamo, è più o meno lo stesso, eh, come facciamo a cooperare con loro? E eh sì, perché come dice Aristotele, zon politikon, noi siamo animali talmente sociali, talmente socievoli, che vogliamo cooperare persino con coloro di cui non ci fidiamo. E allora, prima abbiamo provato il baratto. Ma vedi Luigi, se io do a te le mie uova e tu vuoi darmi il tuo latte... Si dà il caso che io debba volere il tuo latte, volere il tuo latte oggi, anzi scusi, volere del latte, volere il tuo latte e volere il tuo latte oggi. Quindi c'è un problema di coincidenza dei bisogni che è estremamente impegnativo, gravoso. E allora per disintermediare nel tempo e nello spazio questo problema della coincidenza dei bisogni, l'uomo ha inventato la moneta. E allora io qui chiedo sempre ai miei studenti un momento di commozione intellettuale. Perché che la moneta sia lo strumento sintetico astratto che l'uomo inventa per cooperare con coloro di cui non si fida, io lo trovo qualcosa di davvero commovente. Cioè, dice di una attitudine antropologica nostra che è straordinaria. Non c'è alcun paragone nel regno animale no? dell'invenzione di un bene sintetico pensato come mezzo di scambio. Per favorire il commercio e la cooperazione. E allora concludo: è evidente che, in una epoca per la prima volta globale e digitale come la nostra, in una società, in un'economia dell'informazione, oggi nasce la necessità di una moneta che sia sovranazionale, che sia digitale e che permetta una cooperazione internazionale con il minor numero di limiti possibili. Eh, mi sembra una, una storia interessante, una storia interessante. E a questo punto, però, dobbiamo introdurre un po' che cos'è Bitcoin. Che cosa, come ti dicevo, eh, Bitcoin ti costringe a pensare appunto cos'è la moneta, un po' il percorso che hai fatto tu professionalmente. E, però adesso ci spieghi un pochino che cos'è, cos cos'è la fisica. che la, Tra l'altro, non ho detto, ma tu sei, sei un fisico, quindi. Io sono un fisico di formazione prestato alla finanza che dopo vent'anni di finanza scopre Bitcoin, si fa queste domande sulla moneta e siccome io ero convinto quando ho scoperto Bitcoin che Bitcoin fosse una bufala, una truffa, no? uno schema di ponzi, un po' come tanti, ho studiato furiosamente per due o tre mesi l'argomento tentando di smontare Bitcoin o di capire che cosa non, può, non funzionasse. E le mie prime critiche... Le mie prime osservazioni sono state sul fatto che Bitcoin non è una buona moneta, ci torniamo sul perché o per come, ma in realtà salto avanti di 5-6 anni e arrivo un po' alla conclusione dei giorni nostri per, per chiarezza espositiva. Cos'è Bitcoin? Che tutti presentano come una criptomoneta, ma insomma moneta proprio non è. Bitcoin è piuttosto l'equivalente digitale dell'oro. Cioè, è l'esperimento, il tentativo di creare la scarsità in ambito digitale. In ambito digitale, un qualunque bene digitale è trasferibile più volte, è duplicabile. Se io mando una foto a Enea, poi posso mandare la stessa foto anche a Mario. Nulla mi impedisce e soprattutto mandarla a loro non me ne privo io. È possibile avere un bene digitale invece che sia nativamente scarso? In prima battuta sembra di no. Bene, Bitcoin è proprio questo esperimento, cioè di un bene digitale, di un gettone digitale trasferibile ma non duplicabile, spendibile una volta a vantaggio di Enea, ma non una seconda volta a vantaggio di Mario. Perché questa scarsità è importante? Beh, insomma, se facciamo mente locale, ritornando anche alla storia della moneta, quale sia stato il ruolo dell'oro? Nella storia della nostra civilizzazione della moneta e della finanza, è evidente che emergere un equivalente digitale dell'oro, cioè bitcoin nella nostra civilizzazione digitale e nel futuro della moneta e della finanza, potrebbe essere assolutamente dirompente, però, perché Bitcoin non è moneta? Beh, perché chi ha comprato due pizze nel 2010, pagando le 10.000 bitcoin, cosa veramente successa? Cioè ai valori attuali 400 milioni di dollari, Ma insomma quelle due pizze non so cosa ne pensi Luigi, ma a me sarebbero rimaste piuttosto indigeste. Uh, cioè Bitcoin non è stabile nel suo potere di acquisto, per questo non è una buona moneta, ma non ha detto che debba essere moneta. Bitcoin è proprio in realtà oro digitale e quindi un oro su cui magari nuovi sistemi monetari potranno evolvere, perché così come l'oro fisico è stato scelto da tutte le civilizzazioni senza eh, una pianificazione centralizzata, così in questi decenni eh, Bitcoin ha iniziato ad avere un'adozione sempre più diffusa senza nessuna sponsorizzazione governativa o pianificazione centralizzata. Per secoli l'oro è stata la forma più avanzata di moneta e qualcuno effettivamente usa Bitcoin come moneta, ci hanno comprato, ci comprano pure le pizze. Voli, viaggi, automobili, eh, l'oro è stato superato da forme di moneta più avanzate di cui ha innescato lo sviluppo e questo sembra proprio quello che potrebbe succedere in questi anni, in questi mesi con Bitcoin: lo sviluppo di sistemi monetari che usano Bitcoin come bene eh, rifugio. E infine l'oro è stato quindi superato da forme di moneta più avanzata senza per questo diventare obsoleto. Anche qui Bitcoin potrebbe essere superato come forma di moneta perché non è una buona moneta, ma rimanere un bene rifugio, una specie di oro digitale, cioè di riserva per le banche centrali del futuro che magari emetteranno moneta privata che fa concorrenza alla moneta di Cesare. Eh, un po' mi hai già anticipato alcune in parte risposte ad alcune domande che avevo che Avevo in animo no? perché eh, Bitcoin è l'equivalente dell'oro del del digitale, è un asset digitale e, e, e l'oro ha una sua valutazione: no? c'è un po' di alti e bassi e così via. E, lo, allo stesso modo, anche Bitcoin è scambiabile, lo posso comprare pagando dell'euro, quindi sono tante le domande che vengono fuori: ma a chi pago a chi do questi euro quando compro Bitcoin? Eh, come mai ci sono tutti questi alti e bassi del, della, nella valutazione di bitcoin? Sembra quasi che sia quasi un fenomeno social. Eh, Elon Musk esce con dei tweet eh, negativi e boom, bat, 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 boom, va giù il valore del, del bitcoin. Poi magari uno lo guarda nel, nel, nel lungo periodo e vede che il bitcoin è cresciuto in maniera, in maniera incredibile. Cosa possiamo dire su, su questo argomento? Proprio dal? Il valore ti ringrazio perché queste sono domande di una straordinaria pertinenza. Um, aneddoticamente, quando qualche mio studente di economia e accade, eh, purtroppo, uh, mi domanda: ma chi stabilisce il valore di Bitcoin? Io tendenzialmente li guardo con fare molto scuro in volto. No? Dico, ma il mercato? Avete mai sentito parlare del mercato? della legge della domanda e dell'offerta? Ovviamente al di là di questa scherzosità un po' paternalistica e professorale, io penso che tra noi cattolici, soprattutto, il tema del mercato sia in questo periodo fonte di tanti equivoci. No? Eh, glorificato oltre misura eh, da componenti mercatiste, appunto anche un po' dissennate, oggi il mercato vede una criminalizzazione come se fosse... L'origine di tutti i mali. In realtà io guardo con la simpatia, ripeto, antropologica dello zone politicone dell'uomo politico, dell'uomo commerciale che vuole scambiare, che vuole cooperare e ricordiamoci: il valore delle cose viene determinato sul mercato, dalla legge della domanda e dell'offerta. Quando noi diciamo oggi che un bitcoin vale 39.000 dollari, non è che ci sia un editto, vuol dire semplicemente che, Caro Luigi, se tu vuoi andare sul mercato e comprare un Bitcoin. Ho una frazione di Bitcoin, perché ricordiamo che se ne può comprare anche un millesimo. Ma se tu vai sul mercato e vuoi comprare un Bitcoin, non trovi più o meno nessuno che te lo venda a meno di 39.000 dollari. E se invece Enea, che ha certamente Bitcoin, lo so, me l'ha raccontato, vuole andare sul mercato e vendere un Bitcoin, non trova più o meno nessuno disponibile a offrirgli più di 39.000 dollari. Quindi 39.000 dollari in questo momento storico è la fotografia del valore di quel bene. Ricordiamo che quando gli scambi commerciali sono liberi, cioè non sono forzati, le due controparti che entrano e fanno lo scambio commerciale, la, la compravendita, ne escono entrambe più ricche. E questo è un concetto importante. Perché, caro Luigi, se io ti vendo questa penna a 10 euro, vuol dire che io la val valuto che valga meno di 10 euro, per cui sono più contento di avere 10 euro rispetto ad avere questa penna. E se tu la compri per 10 euro vuol dire che tu la valuti più di 10 euro perché sei disponibile a privarti di una banconota da 10 euro in cambio di questa penna. Quindi se siamo liberi in questa transazione commerciale, entrambi ne usciamo più ricchi con la percezione di aver fatto un affare. Allora questa libertà di mercato in un mercato, ripeto, non distorto, eh, non costretto, in cui le controparti sono avvertite di quello che fanno, eh, non è il gatto e la volpe che ci vendono una qualche illusione che noi per ignoranza o per insipienza o per ingenuità eh, ci stiamo cascando. Ecco, questo è il mercato che dà valore alle cose, che dà valore anche ai nostri euro, perché anche l'euro in realtà, sebbene sia usato per misurare i prezzi, ha un suo valore, no? quando diciamo che con questa penna io potrei dire sto comprando da Luigi 10 euro, quindi è... Una, uh. E allora il valore, il valore alle cose lo dà il mercato. E chi garantisce il valore? Beh, non è che ci sia un garante, è il mercato che nel dare valore alle cose ne stima la loro affidabilità. Allora l'euro evidentemente ha alle spalle una banca centrale, un contratto sociale, una visione politica dell'Europa e degli Stati europei. Bitcoin alle spalle matematica, criptografia, informatica, quindi elementi di natura profondamente diversa, ma non necessariamente meno affidabili. Ok, eh, eh, diciamo che forse siamo pronti per, per capire un po' come funziona, come si genera il Bitcoin, che cos'è questa blockchain, perché dopo. Eh, spesso no, si parla più della blockchain che del, che del bitcoin o in certi casi si parla di blockchain anche in situazioni neanche finanziarie come la che so, in, la produzione una produzione artistica di un, di un bene che non è replica, di un bene artistico che non è replicabile cioè c'è una, una serie di cose che un po' eh, un po' ci disorientano per certi versi però insomma cercare di capire come si genera questo bitcoin sarebbe interessante. Allora Uh, non vorrei diventare uh, la macchietta di me stesso, ma mi lascerai fare un'altra provocazione anche su questa cosa. Allora, non è che quando noi facciamo una telefonata col cellulare siamo tutti consapevoli di come funziona la rete GSM o l'elettronica contenuta all'interno del cellulare, va bene? Per quale motivo invece tutti vogliono capire come funziona Bitcoin? A me un po' sfugge, cioè è questa idea... Uh, del non posso utilizzare qualcosa se non l'ho capita fino in fondo, che non è totalmente vera, perché esistono dinamiche fiduciarie su cui noi basiamo di fatto i nostri comportamenti e viviamo anche meglio senza apprensioni. Però d'accordo, capisco, il contenuto di novità di Bitcoin richiede perlomeno di inquadrarlo in alcuni elementi tecnologici, culturali, proprio per non far vedere che siamo dei creduloni. allora tutti sentono parlare di questa blockchain. Ora, la blockchain, poverina, è uno degli ingredienti della ricetta Bitcoin. Cos'è la blockchain? La blockchain è il registro contabile delle transazioni Bitcoin, è il libro mastro di Bitcoin. Quindi, quando io trasferisco un Bitcoin a Enea, questa transazione è valida, anzi, esiste solo e soltanto perché qualcuno l'ha registrata nell'ultima pagina di questo libro contabile anzi, nell'ultimo blocco di questa catena di blocchi, perché invece che essere un libro contabile fatto a fogli, è un libro contabile fatto a blocchi di informazione. Ma un blocco di informazione è come se fosse un foglio. L'ufficio di back office, come si dice in finanza, cioè l'ufficio di contabilità che registra queste transazioni è fatto da tanti computer nella rete che fanno appunto questo lavoro di validazione delle transazioni, di verifica che il bitcoin che io voglio mandare a Enea io non l'abbia già speso in passato mandandolo a Mario, nel qual caso non posso spenderlo una seconda volta, e se invece la transazione è valida, viene registrata. Ovviamente chi fa questo lavoro, essendo un lavoro, vuole essere remunerato perché è un agente economico razionale e non lo fa gratuitamente, anche perché è un lavoro estremamente impegnativo. Perché impegnativo? Perché artificiosamente il legare. L'incollare il nuovo foglio in coda a questo registro contabile è un'attività che viene resa artificialmente dispendiosa, cioè estremamente eh, impegnativa dal punto di vista computazionale. Servono dei grandissimi computer, dei computer in grado di effettuare computazioni, eh, un gran numero di computazioni. Perché questo lavoro viene reso difficile? Beh, perché rendendolo difficile. Alle persone oneste, cioè agli attori che aggiornano questo registro contabile, viene poi reso di fatto ancora più difficile a eventuali manipolatori disonesti. Perché se tu, caro Luigi, che lo so che sei il cattivone della faccenda, volessi riscrivere una transazione che è nel quintultimo foglio, dovresti non solo. Modificare il quintultimo foglio, ma anche il quartultimo, ma anche il terzultimo, ma anche il penultimo, ma anche l'ultimo e incollarli tutti. E quindi fare tutto quel lavoro gravoso che qualcun altro aveva fatto in passato. E mentre tu fai questo, quelli onesti vanno avanti ad aggiornare il registro. Quindi o tu resti sempre indietro, o altrimenti devi fare più lavoro di tutto quello che fanno gli altri che hanno fatto in passato e che fanno oggi per poter manipolare quel registro transazionale. Quindi i comportamenti disonesti diventano di fatto economicamente proibitivi. Non è possibile manipolare il registro transazionale di Bitcoin. Resta però aperto un problema concettuale. Abbiamo capito perché è complicato aggiornare il registro contabile, perché così poi è complicato manipolarlo. Ma allora chi fa questo lavoro? col sudore della sua fronte è qualcuno che vuole una remunerazione e qui c'è uno dei colpi geniali dell'inventore di bitcoin di satoshi nakamoto che ha preso gigan la gigantesca ricchezza che deriva dal poter battere moneta cioè le cosiddette rendite di signoraggio no? quelle che hanno fatto gola al sovrano per cui il sovrano ha detto al banchiere bello mio il mestiere di battere moneta tu lo puoi fare solo con me perché mi permette di stampare carta e di comprare beni e servizi, bene, questa gigantesca quantità di ricchezza che deriva dal poter battere moneta, queste rendite di signoraggio nella rete bitcoin sono socializzate per coprire i costi della rete, cioè nuovi bitcoin vengono emessi a vantaggio di chi fa il lavoro contabile di aggiornare la blockchain. E sì, perché su ogni nuovo foglio di questo registro contabile, nella prima riga, chi ha finalizzato quel foglio scrive l'emissione di nuovi bitcoin a suo vantaggio. Così facendo abbiamo chiuso il cerchio. Perché se chi aggiorna il registro bitcoin tentasse di validare transazioni illegittime, quindi un foglio in cui c'è un tentativo di doppia spesa, in cui si spendono due volte dei bitcoin già spesi, quando noi, altri nodi della rete, vediamo questo foglio, diciamo ma questo è un foglio che ha dentro una transazione non valida, lo accartocciamo. E lo buttiamo via ma nel buttarlo via stiamo buttando via anche la ricompensa che chi aveva compilato quel foglio aveva riconosciuto a se stesso ecco che allora chi fa quel lavoro contabile i cosiddetti minatori di aggiornare la blockchain ha un incentivo economico ad essere onesta e allora qui c'è un altro punto splendido di bitcoin bitcoin è un esperimento ripetiamolo l'esperimento di creare la scarsità in ambito digitale è un esperimento potrebbe ancora fallire. Ma la cosa interessante è che è un esperimento che ha un'architettura straordinaria con elementi di criptografia, di informatica, di teoria dei giochi, cioè di incentivi economici allineati in un certo modo, basata su aspetti monetari. E questo fa anche capire perché siano temi difficili da comprendere, perché richiedono tipicamente competenze molto diverse. Teoria dei giochi, criptografia, informatica, computer science, data networking, politica monetaria, insomma eh, diritto: cioè non sono elementi spesso difficili da incontrare in una singola persona. Detto questo, la blockchain, almeno come l'ho spiegata io, è di fatto però una tecnologia idiosincratica, cioè molto inefficiente, buona soltanto a Prevenire la doppia spendibilità di Bitcoin. Eppure in tanti pensano che possa avere delle applicazioni più ampie, non il sottoscritto che almeno dal 2015 spiega che una blockchain senza Bitcoin non esiste e che la blockchain è una forma subottimale di tecnologia. Però tu hai ragione, si parla di tante cose da registrare sulla blockchain, non c'è il tempo di approfondirle tutte. Diciamo solo questo. Um, si può usare una transazione bitcoin per inserire in quella transazione bitcoin delle informazioni esogene al mondo bitcoin, cioè esterne, che riguardano altri fatti, che documentano altri eventi. Siccome la transazione bitcoin è immutabile nel registro, non può essere modificata, quell'elemento, quei dati aggiuntivi che noi abbiamo inserito nella eh, transazione bitcoin sono come attestati sulla blockchain. Quell'attestazione può essere utile per attestare diritti di proprietà, diritti intellettuali, cioè sostanzialmente per esempio per mettere una marcatura temporale su un documento. Cioè ci sono delle applicazioni industriali che sono quelle che io chiamo la gioielleria di Bitcoin. Cioè così come l'oro splende indipendentemente dal fatto che noi lo usiamo in gioielleria, così Bitcoin non è duplicabile in ambito digitale indipendentemente dal fatto che noi lo usiamo per delle applicazioni industriali diverse. Queste applicazioni industriali ci sono, ma in realtà sono abbastanza poche e povere e il motivo per cui tanti parlano di blockchain, blockchain, blockchain è spesso una grande confusione culturale. E poi è anche una specie di invidia. Eh, cioè Bitcoin funziona, Bitcoin non è amato e allora non si può negare che la tecnologia dietro Bitcoin funzioni. Se ci facciamo valorizziamo quella tecnologia ma non bitcoin ma per caso che quella tecnologia funziona solo perché bitcoin l'emissione di nuovi bitcoin può essere usata per coprire dei costi giganteschi altrimenti non funzionerebbe ok ok ci siamo addentrati con coraggio con su questi argomenti più hard ma pensavo fosse interessante e poi c'è un'altra domanda che emerge no? emerge soprattutto eh, sul, prendendo spunto dai temi ecologici e così via, tu hai parlato dei miners di questa potenza computazionale, qui saltano fuori delle misurazioni di potenza che sono eh, ed escono, il eh, bitcoin consuma come la Danimarca, il bitcoin consuma come eccetera eccetera, ma cosa, cosa possiamo dire veramente sul consumo energetico, energetico di, di tutto questo marchingegno? Uh, sì, allora, Bitcoin consuma tanta energia, uh, perché quell'energia per Bitcoin è uh, fondamentale consumarla proprio per rendere improbo a chi volesse attaccare la rete Bitcoin, a chi volesse manipolarla, un attacco che dovrebbe essere ancora più dispendioso dei consumi accumulati finora sulla rete Bitcoin. Ed è vero, Bitcoin consuma più della Danimarca, consuma quanto l'Irlanda. Però queste cose vanno contestualizzate e vanno comprese. Eh, in primissima battuta, Bitcoin consuma molto meno dell'industria eh, estrattiva dell'oro fisico. Bitcoin consuma meno di quanto il sistema finanziario internazionale impieghi per produrre, stampare, distribuire, conservare, contare le banconote cartacee e le monetine metalliche. Bitcoin consuma molto meno di quanto consumano gli apparecchi elettrici, gli elettrodomestici, che in America sono collegati alla rete e non vengono spenti. No, voi sapete che quando spegnete il televisore, il televisore non è davvero spento, consuma poca energia perché così quando schiacciamo il tastino si accende immediatamente. E noi per avere questa. Eh, esperienza del si accende immediatamente, lasciamo che il televisore consumi. Bene, gli elettrodomestici negli Stati Uniti in stand-by, come si dice, consumano più della rete elettrica, eh, consumano più di, di quanto consuma il bitcoin. Quindi se noi contestualizziamo queste cose, ah, addirittura bitcoin consuma meno del potenziale idroelettrico dissipato in Cina in ogni anno, cioè di quando le dighe si aprono, si fa scorrere l'acqua e non si produce energia perché quell'energia non la vuole nessuno. Quindi evidentemente bisogna contestualizzare le cose, eh? cioè è un consumo rilevante, ma su scala globale è un consumo trascurabile, così come su scala globale in realtà i consumi elettrici della Danimarca sono assolutamente trascurabili. Eh, C'è anche un altro aspetto: consumare non vuol dire inquinare, perché dipende quali risorse uno consuma e i minatori. Ovviamente, quindi quelli che fanno questa attività computazionale della rete Bitcoin, essendo degli agenti economicamente razionali, localizzano le loro, eh, la loro operatività dove l'energia elettrica costa poco, cioè dove? Presso i grandi bacini idroelettrici della Cina, i grandi bacini idroelettrici del Canada, le grandi distese solari del Texas e dell'Arizona, dove in certe stagioni dell'anno la corrente, addirittura la corrente elettrica, ha un prezzo negativo, cioè li pagano affinché loro la consumino. Queste risorse sono risorse verdi, rinnovabili, che quindi consumano ma non inquinano. E allora noi dobbiamo avere chiaro che, eh, e faccio un ultimo passaggio, eh, vedi, è interessante la provocazione che noi oggi stiamo cercando di cogliere, perché noi stiamo parlando di Bitcoin, ma abbiamo già parlato di che cos'è la moneta, abbiamo ripercorso cosa sia il mercato. E adesso possiamo toccare il tema dei consumi energetici, che è un altro punto estremamente qualificante del dibattito culturale contemporaneo. E allora facciamo una notazione. Notiamo che i paesi più ricchi sono quelli che consumano di più. Ma è vero anche viceversa. Cioè, sono i paesi che consumano di più a diventare più ricchi. C'è cioè, cioè una correlazione positiva tra consumi e benessere economico. Ma allora nessuno di noi dovrebbe augurarsi di consumare di meno, consumare meno energia. Questo sarebbe tafaziano, questo sarebbe masochistico. Noi dobbiamo cercare di consumare di più, ma evidentemente di consumare energie rinnovabili, energie pulite. Quindi noi dobbiamo in realtà cercare di produrre meglio, di produrre energia in maniera sostenibile. Questa è la sfida attuale. La sfida attuale non può essere contenere i consumi, ma la sfida attuale deve essere migliorare le logiche produttive. Peraltro noi cattolici dovremmo capirlo bene, no? Vi ricordate quando dieci anni fa si sosteneva che eravamo troppi al mondo e che bisognava ridurre la popolazione umana? No, non bisognava ridurre la popolazione umana o la crescita della popolazione umana. Bisognava impegnarsi a produrre risorse che possano sostenere con intelligenza e con sostenibilità la crescita della popolazione no? bisognava investire su risorse educative che facessero comprendere e non su anticoncezionali ecco, io vedo che sui temi ambientali oggi abbiamo eh, paradossalmente proprio noi cattolici una grandissima invece confusione cioè c'è l'idea che dobbiamo mortificarci, no noi non dobbiamo mortificarci, noi dobbiamo imparare a produrre meglio in maniera sostenibile e questa è un'altra grande sfida e allora, se tu me lo chiedi, perdonami, ma questa non è la sfida di Bitcoin, questa è la sfida della nostra società in quanto tale. Eh. La verità è che su Bitcoin, che cosa succede? Che mentre adesso, stagione estiva, i nostri condizionatori nelle case italiane andranno a manetta per farci stare bene e non ci preoccupiamo del fatto di star consumando, siccome Bitcoin magari ci sta un po' antipatico o non ne cogliamo l'utilità, ci sembra che quelli, quei consumi siano sprecati. Invece, A, non sono sprecati, ma sono necessari per il funzionamento di Bitcoin. B, sono fondamentalmente già oggi molto ecologici, molto sostenibili. E C, la sfida di produrre energia a sufficienza per i nostri fabbisogni in maniera green e sostenibile è una sfida di tutti, non è una sfida solo per Bitcoin. Beh, mi sembra che abbiamo aperto anche campi che poi affronteremo come centro culturale anche più, più avanti nel tempo. Ma è così quando tu cerchi un giudizio sulla realtà, alla fine vai al fondo delle, delle cose. E sono, sono quelle che stiamo di cui stiamo, di cui stiamo cercando di, di parlare oggi, per quello che, che riusciamo. Quindi stiamo andando verso un po' la fine della nostra chiacchierata. E una domanda che, che ci è venuta, ma tutto questo mondo cripto? No? Diciamo che poi chiamarlo cripto è un po'. È, è, un po' bruttino perché sembra nascosto così, ma diciamo cripto... Ah, sì. per... Ormai cripto, sta per criptografia. Quindi... Esatto, sta per criptografia, no? Eh, ma è già, quindi, quando è che diventa, perché sembra che sia quasi un mondo non ancora maturo per certi versi, oppure è già un mondo maturo su cui eh, anche l'economia, anche l'economia industriale può fare, tra virgolette, affidamento? E, magari, e per quale filiere produttive? Cioè, come, come vedi il futuro? anche non solo nel mondo puramente finanziario eh, in questo campo. Ma allora, evidentemente stiamo muovendo i primi passi e quindi è difficile immaginare il punto d'arrivo, proprio come quando le prime civilizzazioni adottavano l'oro come moneta, non avrebbero potuto immaginare 2, 3, 4.000 anni dopo. Quale sarebbe stato il livello di sofisticazione del commercio, degli scambi, dell'industria. Però siamo anche in un momento storico in cui vediamo dei cambiamenti. Sicuramente Bitcoin è finalmente totalmente sdoganato negli Stati Uniti. Tutto il mondo finanziario, che aveva fortemente avversato Bitcoin, oggi lo abbraccia e lo propone come uno dei possibili investimenti. Perché eh, la teoria eh, dell'allocazione di portafoglio, cioè come diversificare i propri rischi quando si fanno investimenti finanziari, dice che bisogna avere un po' di azioni, un po' di titoli di Stato, cioè di obbligazioni, un po' di materie prime, un po' di valute, no? un po' di beni immobili. E oggi tanta gente dice un po' di bitcoin. Evidentemente, bitcoin è un esperimento ardito, potrebbe fallire, quindi evitiamo di investire cifre folli. Ma un 1, 2, 3% del proprio patrimonio è ragionevole investirlo anche in bitcoin in una logica di diversificazione. E allora, nella maniera in cui eh, i fondi comuni investono in bitcoin, offrono strumenti come futures, opzioni, siamo nell'ambito della finanza evidentemente, poi però nasce anche un business che per esempio il business della custodia, cioè proprio come, non so, voi sapete, se mia moglie ha qualche gioiello ce l'ha in casa, se avesse tanti gioielli li terrebbe in una cassetta di sicurezza, se avesse dei lingotti d'oro io le suggerirei, cara, teniamoli in un cavo professionale. Quindi oggi nascono questi cavo professionali, cioè per esempio questi custodian vengono detti, io stesso sono, lo manifesto come conflitto di interessi, un imprenditore che ha lanciato una società di custodia di bitcoin in Italia per appunto istituzionali e persone ad alta patrimonializzazione. Noi come custodian, abbiamo bisogno per esempio di coperture assicurative ed ecco quindi che nasce l'esigenza per il mondo assicurativo di entrare in questi prodotti. Uh, il mondo finanziario in realtà sta nascendo adesso intorno a bitcoin e sebbene uno possa avere prestiti eh, usando eh, come garanzia beni immobili azioni obbligazioni non può oggi avere prestiti mettendo a garanzia dei bitcoin che possiede per esempio si sta lavorando anche in questa direzione ma allora se noi vogliamo vedere tra virgolette quale può essere l'impatto nel futuro del bitcoin forse vale la pena tornare da dove siamo partiti cioè dall'idea di bitcoin come oro digitale l'oro è evidente che ha un ruolo eminentemente finanziario quindi non parlerei di una industria pesante dell'oro no? ma al tempo stesso ha un uso in gioielleria e in elettronica, ecco quelli sono quelle componenti a cui provavo a accennare di marcatura temporale di certificazione, di attestazione tramite la tecnologia blockchain che si possono fare ma le vedo ad oggi minoritarie o comunque non primarie rispetto a un ruolo invece di Bitcoin gigantesco nell'ambito proprio dell'economia e della finanza. E concluderei anche con un'osservazione. Magari chi ci segue ha sentito parlare dell'euro digitale o comunque del contante digitale di Banca Centrale. No? Diceva, vabbè, ma non useremo Bitcoin perché useremo il contante digitale di Banca Centrale Europea. Sottoscritto, peraltro, in una delle sue ultime esperienze in banca aveva proprio lavorato su un progetto di questo tipo. Sono quelle però due cose completamente diverse, perché un euro digitale è un euro che si usa per comprare e vendere, per fare transazioni, mentre abbiamo provato a spiegare che Bitcoin non è una buona moneta perché cambia troppo di valore il suo potere d'acquisto ed è piuttosto un bene rifugio, un investimento. Quindi le due cose sono complementari. Ma perché le banche centrali oggi si sentono spinte a darci un euro digitale o un dollaro digitale? Beh, anche proprio dal fatto che... Eh, sai se noi vogliamo fare un bonifico eh, dal lunedì al venerdì eh, dalle 9 alle 5 due giorni qualcuno li paga ancora ci diranno i bonifici istantanei ma chi ha fatto esperienza dei bonifici istantanei in Europa peraltro solo in Europa sa che spesso sono cari che sono limitati negli importi e se poi siamo addirittura io voglio mandare soldi negli Stati Uniti non ci sono modalità di mandarli istantaneamente quindi in realtà noi sui pagamenti abbiamo dei sistemi di pagamento del paleolitico o giù di lì. E il confronto con Bitcoin è impietoso. Se poi aggiungiamo uno scenario geopolitico in cui la Cina vuole fare il suo yuan digitale e lo vuole proporre proprio come bene rifugio internazionale al posto del dollaro, persino strizzando gli occhi alla criminalità e dicendogli che potrebbe essere eh, anonimo nelle transazioni, ecco che allora l'America e gli Stati Uniti immediatamente devono... Fare il loro dollaro digitale e la nostra povera Europa tra l'incudine cinese, il martello americano e la, e la concorrenza di bitcoin nella percezione di un utente finale si trova a dover rincorrere. Però di nuovo io chiuderei con una notazione positiva, è il mercato bellezza, cioè è proprio la concorrenza di altre forme che costringe a innovare chi altrimenti Tende a impigrirsi e a diventare un po' conservatore. No? Le nostre banche centrali oggi sono di fronte a una grande sfida. Chissà che in futuro non vedremo monete private, magari con riserve denominate in bitcoin, competere con monete pubbliche sovrane, che non hanno riserve in questo momento, in una logica di mercato che, essendo competitiva, eh, fa. Innesca circuiti virtuosi. Guardate, che non è un piano anarchico, è un piano proposto da eh, Friedrich Hayek, premio Nobel per l'economia e fondatore di quella scuola austriaca che tanti tra i cattolici dovremmo un po' riscoprire no? anche in maniera eh, antagonista rispetto alle, alle politiche keynesiane che si sono affermate negli ultimi decenni. La scuola austriaca, avendo a cuore la libertà e avendo quindi a cuore il mercato. Propone un'immagine positiva di mercato, non mercatista, in cui appunto anche la concorrenza sulle monete è possibile. Eh, noi oggi siamo abituati che la moneta debba darcela al sovrano, magari in futuro non sarà così. Queste sono sfide epocali ed è bene che, soprattutto, i nostri giovani si preparino a confrontarsi con questi temi perché le risposte maturate eh, e consolidate nei libri di scuola o nei libri universitari potrebbero non essere adeguate alle sfide di domani e quindi abbiamo bisogno di giovani che si cimentino con queste eh, provocazioni e abbiamo bisogno di insegnanti che avvino processi educativi reali di riflessione critica, consapevole e eh, culturale dei processi che, che vediamo oggi di pagarsi davanti ai nostri occhi. Nando, io direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo, cioè è stata l'occasione per toccare tante cose. E anche l'ultima che hai detto cioè, è veramente, per noi ci, cioè, ci tocca, ci tocca in un punto per noi molto importante. E io ti ringrazio in anticipo, ma adesso arrivano i ringraziamenti ufficiali del, 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 del centro culturale, per cui un po' per i nostri saluti. Per, e per chiudere questa, questo incontro do la parola a Mario Vergantini che è il Presidente del Centro Culturale Marcello Candia. E io, che ho fatto fisica, leggevo Mario quando ancora andavo al liceo e eh, gli i miti della divulgazione. C'è chi è cresciuto con Piero Angela e chi è cresciuto con Mario Gargantino. Ah, benissimo, <ride> eh sì, eh, grazie molte. Non è certamente una conclusione di un incontro che, che si deve dire certamente che ha mantenuto le promesse cioè di rendere eh, più chiari questi argomenti, ma anche eh, anche fatto di più, è andato oltre, ha aperto eh, ulteriori tematiche, ha fatto intravedere. Quadri più ampi scenari appunto eh, tratteggiati dell'economia, della finanza, dell'energia, ambiti in grande cambiamento e che interpellano tutti da da dagli specialisti, ma anche a, a chiunque eh, proprio perché si intrecciano con la nostra vita e con il nostro pensare, con la nostra concezione quotidiana della, della vita, del mondo, della storia. Quindi eh, cercheremo come centro culturale di approfondire questi temi facendo tesoro e. Della, de, di quello che abbiamo ascoltato oggi e per questo ringrazio eh, Ferdinando ancora per la disponibilità, per la chiarezza e ringrazio anche Luigi che ha in qualche modo interpretato le domande di, di molti eh, conducendo la, questa conversazione. Grazie ancora a tutti, speriamo di poterci ritrovare ancora per proseguire questi, questi approfondimenti e, questi, per, per, e di sviluppare pienamente bene gli stimoli e le suggestioni che sono emerse oggi grazie ancora a tutti buona serata arrivederci arrivederci a tutti